La sera prima che morisse Marcel Tambelli, quindi era un sabato sera, e ero andata a trovarla a letto, perché era già una settimana che era con l'influenza. E mi aveva detto: «Sor Luisa, porti qui il libro, che cosa deve commentare?» «Ma se devo commentare un canto di Dante, adesso non mi ricordo se è il quarto canto del Purgatorio». E mi ha detto: porti il libro». Io sono andata a prendere il libro e l'ha preso in mano e mi ha detto: «Aspetti che lo leggiamo». Ha letto due versetti e ha cominciato a spiegare. Io me la guardavo e dicevo: «Che strano Marcel Tambelli, come mi guarda». Leggeva, ma poi spiegando mi fissava. E aveva il naso affilato, il viso pallido. Me la guardavo e pensavo: «Ma se non si sente bene, non ha mai fatto di fissare la gente così il viso negli occhi». Però ho continuato, siccome lei ci teneva a commentare, a aiutarmi, ecco, ci teneva moltissimo che io prendessi questo titolo di studio. A un certo punto ho detto: «Ma se, guardi, mi fa male la testa». Ho detto: non voglio continuare, non ci riesco a seguirla. Allora mi ero alzata, andata in camera di comunità e c'erano Suor Teresina De Sì e Suor Elena Mura, erano insegnanti di scuola elementare, e ho detto: «Guardate, andate voi a vedere, ma se non si sente bene». Sono andate e hanno visto che veramente era così. Sono tornate in camera di comunità e mi hanno detto: «Si porti via il libro, perché la superiore non si sente bene». Allora io ero tornata nuovamente da Marcel, mi ha detto: «Marcel, lasciamo così». Ho detto: «Guardi, non riesco a seguirlo perché ho mal di testa». Avevo preso il libro e sono andata in camera di comunità. Ho detto: «Marcel non sta bene». La domenica mattina sono andata nella stanza dove c'era la superiora a letto e ho sentito un movimento e ho chiesto: «Ma Selma si sta alzando?» Sapevo che non stava niente bene di salute e mi ha detto: «Sì, così ha detto il medico di alzarmi». E quindi lei ubbidiva al medico. Sono andata a prendere la chiave per aprire il tabernacolo, che doveva arrivare il sacerdote per celebrare la messa in cappella giù. E poi sono uscita con la chiave. E sono andata a Sant'Eulalia perché c'era la messa dei fanciulli. Partecipato alla messa, è scesa giù per fare la comunione, era in tribuna. Ha fatto la comunione e da lì si è sentita male. Quasi è finita la messa, ma ancora non era finita. È venuta una ragazza che aveva partecipato alla messa lì all'asilo della Marina e gridava:
è morta la superiore, è morta la superiora. Noi non abbiamo visto niente, abbiamo addirittura volato con Sor Marina, quel tratto di strada che c'era da Santa Eulalia all'asilo della Marina. Siamo arrivati lì, ma Sera era distesa nel suo letto, ma non c'era più, era già morta. Allora ci siamo adoperati in fretta a vestirla, io gli ho messo le calze. E ho detto, gliele devo infilare io le calze, piangendo, insomma, gli ho messo le calze, perché le scarpe non si usavano a metterle. La prima volta che ho visto tantissima gente, una fiumana di gente. Io penso che sia passato tutto Cagliari all'asilo della Marina per Masser Tambelli, veramente.